Buonasera a tutti, buonasera a tutte, buonasera anche a quelli lì in fondo, buonasera, buonasera, grazie ad Alex per i suoi 26 mesi e a Get per i suoi 13. Stasera siamo micidiali, ragazzi, stasera siamo micidiali. Allora, è successo un disguido. Parto subito con questo fatto, il fatto del disguido. Purtroppamente, quest'oggi mi doveva arrivare il mouse. Ho comprato il mouse nuovo perché devo fatturare per abbassare le tasse, ma soprattutto perché durante il video di ieri, che vedrete domani, che ho montato oggi, è incredibile, questo è un viaggio nella mia vita straordinario, ma no, ne parleremo poi con più calma. Mi si è scollato definitivamente. È stato veramente un incubo finire ieri, cioè finire il video, ma poi anche fare la live ieri sera. E quindi oggi, ieri, durante il video, ho comprato il mouse nuovo, doveva arrivare oggi. Oh, mi credete? Ve lo giuro. Questo non l'ho detto nel weekly perché ero veramente incazzato. Ho cucinato oggi. Nell'unico istante in cui Alexa mi ha fatto partire una canzone al massimo, che non mi capiva, poi ci ho messo una decina di secondi a fermarla, ha suonato il campanello e ho ricevuto lo scontrinello. Adesso non vi faccio vedere lo scontrinello perché fidatevi, cioè perché ci sono i dati più che altro, perché, cioè, eccolo qua, c'è lo scontrinello. Allora, o non ha suonato il campanello, cosa che non escludiamo, però effettivamente l'orario, ovvero le 12:57, coincidono effettivamente col momento in cui ha suonato. Alexa, che è la terza volta che parte in salotto. Scusami. Ciao Sif. Dai, vediamo. Provato se funziona il campanello. Sì. Anche perché dopo è arrivata Amazon Pantry con le cose da magnà, quindi sì. Non so, ve lo giuro, in quel momento Amazon Pantry, tra l'altro fantastico, spese di spedizione 5 euro, mi è arrivato il pacco con Bartolini, il pacco completamente picchiato con i taralli, sabbia praticamente, quindi hey, grazie Amazon che mi fai pagare 5 euro in più una spedizione che fai col culo, yeah! Grazie Termos per il ride. No, si pronuncia. Grazie a Rugaro, buonasera a lei, signor Gatto. Grazie. Grazie anche all'eroe casuale per i 34 mesi, sono tanti. Sì. E l'uomo nero che ne fa 25. E perché no? Anche Nemesi ne fa 17. Buonasera, approfitto della risposta per chiedere info. Ho notato che nel weekly, come poggio piedi sotto la scrivania, si chiama Dagotto e l'ho comprato all'IKEA. Lo trovo utile, sì. Non mi ricordo il prezzo. 10 euro, credo. Grazie al Marco Rogito per i suoi 18 mesi. A Mecha Maio, grazie Gatto per le sue live sempre ficcanti. Grazie a lei per le sue sub sempre ficcanti. E a R. Stas che fa 22 mesi. Stagazzi? Stagazzi? Gastera? Si va ad esplorare l'inferno verde. Sarà una live... Che succede? Sarà una live micidiale perché ieri abbiamo scoperto delle cose. Ovviamente sì, dopo aver salvato, perché io sono una persona intelligente. Senti che assolo. E andremo alla grande. Grazie a Krulborg per gli 11 mesi con la U. Tiago, finalmente riesco a seguirla, Gatto, mi è mancato. Buon anniversario a lei. E grazie a Schifo Missile siamo a 6. La mia relazione più lunga degli ultimi anni. Ma meglio così, guarda, meglio così. E il Paolo, sono 27 come le gambe delle donne mutanti. Che donne gustose. E Micillo, che ne fa 14. Grazie. La live di ieri è stata incredibile, ma la live di oggi vedrete che sfonderemo qualunque record. Dopo ne parliamo di cosa. Grazie a Chim Chim, appunto, per i 13 mesi. A Frostybite, 2 come le mani di un essere umano. Grazie. No, si pronuncia. Vaffanculo. Tutti i bei momenti che mi fai passare. A lei, grazie. Grazie anche a Daniel. 12 mesi come un anno. Incredibile. Ah, sì, mi ricordo. Ti sei perso delle live, Steffi Fox. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
È micidiale. Allora, abbiamo salvato la partita e poi dopo siamo andati ad esplorare. Qui abbiamo ancora il nostro bel fuocherello. Ha senso dormire? Fammi vedere. Non lo so se ha senso dormire. Sì, dai, dormiamo. Dormiamo fino all'indomani. Così si riposa. Anzi, aspetta, mi sveglio alle 6 del mattino. Ok. Così abbiamo un po' di luce e sfruttiamo il possibile. Raccogliamo la cenere del falò. Adesso siamo fuori. Cioè, siamo unprotected. Quindi, se moriamo, moriamo. Ma perché abbiamo metà della vita? Chiedo prima di... Perché la nostra vita è a metà? Vedi, vomito 0 volte. Non avevo vomitato prima di salvare. Cazzo, che mi dicono? Vomito 0 volte. Perché ho dormito, perdi vita quando dormi? Ti viene un mancamento? Sono qua, 32 mesi, è andata così. Va bene. Ariane, buon divertimento a me, ma anche a lei, grazie. Daniel, 12 come un anno, è incredibile, queste persone sanno fare i conti. Tortellino, 18 mesi. Lupetto, salve gatto, 17 come la mia età, meno 13. Ho fatto 17 meno 13, mi sono preoccupato, ma non era così. Grazie a Masha per i 4 mesi e Nianeco, che questo sia l'inizio di un lungo e efficace periodo assieme. Grazie. E grazie a Henry, che per i 15. Ah, quando dormi ti diminuisce la vita, dici? Ah, sì, mi ricordo. Non posso parlare con nessuno. Ah, forse... Sai, No, allora, controlliamoci i calcagni. No, no, mi avviserebbe se ci fosse... Allora, la mappa... Stai fermo, come fai? Come fai? Fermo. Scemo. Allora. Beviamo delle... Ah, vedi? Quando bevi e mangi... Allora, due le lasciamo qua, uno me lo porto via. No, scusami. Le lascio qua e due me le porto via. Perché così, se piove, noi torniamo all'accampamento dopo e troviamo della uova. Allora. Porca miseria. Scatta. Ok. Stavamo andando verso di qua, stavo dicendo. E abbiamo trovato una mappa ieri. Ma no, ovviamente non ho voluto salvare perché era troppo rischiosa la situazione. Sta piovendo, vedi? Cazzo. Sì, non posso sprecare questo momento di pioggia. Facciamo così. Facciamo qui un attimo e beviamo poi. Tottor! E che facciamo? Non rinnoviamo? Ma sì che rinnoviamo! Grazie! Ma riempi la borraccia? A che serve, ragazzi? Se tanto sto... Ho sete ancora. Ah no, non è vero, figa, che ho sete. Dov'è la borraccia? Eccola qua. Versa. Come faccio a riempire la borraccia? Ah, così. Ah. Ok. Quindi io porto la borraccia... Non ho capito il senso qui della situazione. Ok. Se io ce la poggio sopra, la borraccia si riempie. No, la devi mettere nel punto giusto. Praticamente c'ha due simboli. In alto versa, in basso ciuccia. Ma guarda che queste... Sono delle genialate queste. Che sviluppo incredibile. Va bene, va bene. Si sa, in basso si ciuccia. Golosone, vieniti, golosone. Allora, tiè e tiè. Aspetta che la voglio fullare a questo punto. 35 di 40. Queste hanno capacità 10. Guarda, qui c'è un cinghiale. Oh, merda, fungo sconosciuto, distruggi. Per carità, è andato male. Ok. Siamo a posto? 40 di 40. Ottimo. Allora posso bere e aumentare la mia vita. Di poco però. Vabbè, direi che stiamo più o meno bene. Prendiamo tutto. Ci mancherebbe un po' di veleno. Non so cos'è il verde, il veleno. Poi ci mancano dei carboidrati e delle proteine. Avete visto un piatto di pasta in giro per caso? Aspetta un attimo.
Posso? Devo andare di là. Devo cacciare un piatto di pasta. Ma ero sceso di qua ieri? Ma non è possibile. No, mi sarei fatto un male cane. Cazzo. Abbiamo esplorato. Sì, sono passato da quel tronco ieri, mi ricordo. Pianino, pianino, pianino. No, cosa c'è qui? Un'iguana. Era un caimano, ma i caimani sono pericolosissimi. Spazio esaurito, aspetta. Come, non posso... Lavora. Ale, carne di lucertola caimano. Buonissima, una peperlizia, una delizia. Sentite questo cazzo! Cos'è? Vena di ferro. Si può picconare il ferro. Ah. Ah. Interessante. Aspetta, queste cose qui le posso mangiare? Fammela mangiare. I grassi sono la roba verde. I grassi, perfetto. Aspetta che butto via qua la roba scaduta. Come faccio io col mio frigo? No, aspetta. Devo spostare la borraccia. Lo scorpione che devo fare? Ah, mangia! Così? Oddio, ma gli scorpioni si cuociono. Non ho mai mangiato uno scorpione, ve ne intendete voi? Voi che mangiate scorpioni tutti i giorni, come fate? Si cucina. Ma non è che perde la proprietà saporita? Non lo so. Lo scorpione cotto. Al caramello, al forno lo faccio. Non c'ho il forno però. Le camole. Le camole ci servono. Un osso. L'osso c'è utilissimo, aspetta un attimo. Qua si cazzeggia però. Figa, perché non me le fa mettere più in là le piume di merda? La gestione dello spazio fa veramente schifo. Allora, ma non è possibile che non me le metti lì le piume, dai. Ma porca tua madre. Ah, sì, mi ricordo. Eccolo qua. No, dai. Spostami le piume più in qui. Poggiamo una piuma giù. Un'altra piuma giù. Quante piume c'ho? Figa! Un pavone. Ok. Le posso sommare lì. Ma intanto dammi l'osso. Dove è finito? Eccolo qua. Tiè. Perché con l'osso noi possiamo fare il coltello d'osso. Crea. E un sasso magari? No. Vabbè. Ci lavoreremo su. Che cazzo di animale era poi? Ma non voglio neanche sapere. Sento muoversi qualcosa. Per l'amor di Dio me ne vado. Trovi il cane e puoi addomesticarlo. Ma era morto quel cane lì. Questa qui è roba buona da mangiare? No. Allora, so che deluderò molti di voi. Mi sono perso. No, non è vero! L'avevo detto che non serviva segnarsi le coordinate. Le facce di scimmie. Le facce di scimmia. Sì. E che vuol dire che se vado di qua tenendomi sulla destra il muro, ritrovo le situazioni di ieri. Siete proprio dei malfidati di merda comunque, eh. Vi dovreste vergognare. Sono il vostro streamer preferito. Non mi dovreste trattare così. Raccolgo i funghi sconosciuti. Anzi, sai che c'è? Mi sento anche bizantino. Le assaggio. 5 carboidrati, bene. Mangiamo anche un po' di questi. Tolgono i parassiti. Mangio la larva? Non mi sembra una buona idea, non lo farò.
Ah, è ricominciato a piovere. Aspetta che ci risistemiamo qui per raccogliere un po' di wada. Dove cazzo è? Qua. Che poi, scusami un attimo, si consumano questi cosi qui? Cazzo, durabilità 28%. Sì. Ah, ma ne posso fare più di uno magari? Perché a questo punto, scusami, crea. Uno, due, no, bastone piccolo era. Puttana, mi è cascato. Sì. Cazzo! E noi siamo diventati scemi a fare il Tetris. Guarda qua che spazio che c'è adesso. Senti come ciuccia. Grazie a Marco per i suoi 6 mesi. Resubbate, ragazzi, resubbate. Siamo al 9 del mese. Settimana prossima, live dei sub e video dei sub. Il braccio 50% da zaino, veramente. Vabbè, non stiamo qui a cazzeggiare, intanto ce l'abbiamo l'acqua. Funghi. Questi funghi sono ancora più diversi. Spazio zaino esaurito. Ah no, ok. Cosa fanno? Questi sono fatti a trombetta. Ah, mi danno anche l'energia questi funghi qua. Figa. Ma, allora, aspetta un attimo. Ah, non posso creare quei funghi. Peccato. Mi sarebbe piaciuto fare una ricetta, non so, tipo un risotto. Grazie a Roddy per gli 8 mesi, a Lozar, risottino. Non è possibile. Come hai fatto? Com'è possibile? Perdonami. E grazie anche a Daniel per i 33 mesi. Paura, Sif, ma sei scemo? Ma ti pare il momento? Cretino! Va, spostati che non ci sto con sta testa. Figa, mi ha fatto venire un infarto. Cazzo, è intonato questo indigeno. Ho paurissima. È sparito? È stato risucchiato da che cosa? È sparito completamente. Ok. Cioè, a me va bene, per carità. Un cocco, buona. Un cocco e delle banane. Buonissima. No! Lo vedo lì. Non lo so. Ah! Ok. Era questo qui, forse? Secondo me quell'insetto là. Sembra un ragno. È un ragno, sì, quello lì lo uccido. Non ci ho preso. Ah, si muove! Vabbè, se ne va. Lo lasciamo andare per la sua strada. Ti sei salvato, ragno. Non dirmi che ti sei rotto. Porca troia. Me ne devo creare un'altra per forza. Me ne devo creare un'altra. Crea. Torcia debole, no, amico mio. Sasso e doppio sasso. Buongiorno. Grazie a Coolort, buonasera Gattone, Twitch Desktop non mi fa condividere la sub dopo una settimana, quindi lo faccio da telefono, in ogni caso finalmente siamo nati, 9 mesi di gattolicesimo e ficcanze in abbondanza, grazie, grazie mille. Ok, allora, stavamo dicendo che qui abbiamo della buona pappa, ok, siamo un po' più tranquilli, sì. Qui è dove ieri abbiamo trovato la situazione, eccola qua, che non abbiamo capito che cos'è. C'è quello lì col cazzo dritto e il taccuino ci dice: ehi, c'è del vento lì.
vedi? Non usano un alfabeto, solo semplici disegni. Forse devo cantare "Children of the Shawnee, what it was similar to me". Non ha funzionato. Vabbè, come non detto, andiamo. Raccolgo un sasso. Fabbro, buonasera gatto e svelate giornate di... E per... grazie per le svelate giornate di compagnia. Scusami, grazie mille a lei. O di Otranto, T di Taranto. E allora, proseguendo, di qua troviamo l'accampamento di questi... Aspetta, ma io ho raccolto anche... Non ho raccolto una banana? No, non ho raccolto la banana perché mi sono fatto distrarre da una tarantolona. Ecco perché non ho raccolto la banana. Vabbè. Non importa. Non importa. Meglio una banana in meno che una tarantola in cu. Sento ho paurissima di tutto ormai. Mi è rimasto in testa, scusate. Era un movimento accattivante. Ragno delle banane. È una trappola questa. Prendi. Perché l'ho preso? Ma è vivo? Ah no, è morto. Lo posso mangiare? O distruggerlo? Non farò niente. Tenere il punto per arma. Ah, ok. Mi ha insegnato praticamente come si fa. Dovrei mettere un'esca lì. Che cazzo ci metto? Che cosa tiri? Buono con sta musica che mi viene anche un po' una sincope. Avevamo visto qui una situazione rituale. Vedi? Fuoco piccolo. E io direi di andarglielo a creare sotto il fuoco piccolo. Non so perché, ma mi sento che è una buona idea. No, molto probabilmente non lo è. Ok. Hai prodotto un piccolo fuoco. Ma quindi faccio bollire? No, io devo sapere che cosa serve questa roba qua. È che ho una paura terribile che succeda qualcosa di gravissimo e muoio e perdiamo tutto. No, no, lo devo fare, lo facciamo. Allora, abbiamo della carta stagnola qua? Non abbiamo. No, non è vero, abbiamo della... No, della foglia secca. Ok, perfetto, abbiamo delle foglie secche. Usiamo questo. Qui, foglie secche. Grazie a Marty per la sub e a Glasses Revenge, che fatica a fare la sub dal cellulare. Però, signor gattone, un abbraccio. Grazie. Accendo il fuoco. Ricetta. Oggetti necessari, ricetta. Che cazzo vuol dire? Vabbè, fammi vedere se posso cuocere, però. Oddio. Posso buttarlo? No, mi è cascato. Perché è rosso? Ah, non si può usarlo se non come dice lui. Cioè, buttandoci la roba... È un po' uno spreco di risorse sta roba qua. Acqua, aspetta. Mi serve la ricetta. Me lo dice nel taccuino che mi serve la ricetta? Ah, trova aiuto, esplora la giungla, trovare il rampino, esplora il villaggio della tribù. Va bene, intanto che qua si riempie d'acqua, vado ad esplorare il villaggio della tribù, che hanno un botto di legni. Ok. Dalle legnerie... La foglia di banano... La foglia di banano, se io faccio recupera, che mi fa... Ah no, scusami. Non posso... Crea. Con una foglia di banano, due foglie di banano, tre foglie di banano, non ci faccio un cazzo. Però con una foglia di banano e un sasso, una foglia di banano e un bastone, lo sta accettando. Un altro bastone? Sì. Tre bastoni? Quattro bastoni? Quattro bastoni no, è troppo. Una corda! Una corda, due corde? Corazza di bastoni! Caduta. Perché mi dice guarda l'orologio? Stiamo finendo i carboidrati. Prendi. Ho capito che lo spazio è esaurito. Ma dove va? In quale slot? Dai che scopriamo le robe qua. Qui. Va qui? Qui non ci sta. Figa, è sempre colpa del cazzo di... Ok. Corazza di bastoni. Ah, aspetta. Forse devo fare così?
Ragazzi! Scusate. Troppo? Troppo! Abbiamo scoperto... voglio dire... A parte quanti bastoni mi servono, però. Questa è casa mia, entra! Cioè, scusami! Scusami, guarda! Guarda che mi segna anche lo scudo lì! Grazie a Sasha per la sub! No, vabbè. Figata la foglia di banano. Micidiale. Fammi vedere qua. Che paura. Però, bevi. Raccogliamo le ciotoline qua. Però non la vedo mica bene in questo momento. Oddio, perché devo controllarmi? Che succede? Figa, lo sapevo, una sanguisuga nel culo. Puttane! Ancora? Anche qua. Però dovrei dormire. E che ho paura a dormire qua. E se viene qualcuno e mi uccide? Che ore sono? Le 4. Vabbè, è buio, alle 4. Lo zaino, è vero, la mappa! It's a map. Sì! E un altro... Pagine bruciate! Leggi. Catroia, che scritto incredibile. Non posso svolgere senza l'infuso allucinogeno chiamato Ayushka, che nella lingua quebeca significa liana degli... Allora, questo qui lo possiamo leggere dopo? Ah, sì, mi ricordo. Produci e bevi l'Ayushka per la memoria. Aspetta! Dimmi che mi ha dato solo la ricetta. Produci e bevi la... Come si fa? Non lo so come si... Accendi il fuoco sotto il calderone. L'abbiamo fatto. Fase 2. Raccogli gli ingredienti e versali dentro. Il beni mostri scapi. Le strisce di liane che crescono nella giungla sugli alberi più grossi. Troppe cose. Troppe cose stasera. Troppe cose. Però abbiamo praticamente esaurito l'energia. Siamo veramente... Una rana? Ah! Damn it! Perché? Perché la rana? Perché mi sono fatto avvelenare? No! Stupido! Cazzo! Dov'è? Dov'è il problema? No, stiamo bene. O devo nascondere la corazza? Ah! Che cos'è? Che cosa devo fare? Sto morendo! No, non posso morire! Mangia qualcosa! Ah, aspetta, la medicazione! Sì, abbiamo la medicazione! Aspetta! Mettila! Ti fa bene! Si è fasciato! Mi sono fasciato! L'energia finisce! La vita si abbassa! Cazzo! Non svenire! Stiamo bene? Siamo ancora avvelenati, ma stiamo bene. Bastarda della merda. Allora, tranquilli. Mangio il frutto sconosciuto. No! Ha vomitato. Tranquilli. Abbiamo solo della febbre. Dobbiamo bere, l'acqua fa bene. Ok. L'abbiamo finita. Come sta il braccio? Dai che ci passa la febbre. L'acqua, ci serve altra acqua. Porca di quella puttana. Mangio quello che ho. Ho dei parassiti? Sti cazzi. Distruggi pila, conferma. Non... Che cazzo ci abbiamo ancora da controllare qui? Dai, figa.
Non c'è più niente, ok? Sto bene qui sul braccio. Ah, i vermi! Allora, devo assolutamente usare questo. Crea. Non morire. C'è passata la febbre? Non c'è ancora passata la febbre. Non morire, amico mio. Stai tranquillo. Allora, crea osso e sasso. Come lo rompo l'osso, porca di quella troia. Lavora. Basta lavorarlo. Sì. L'altro braccio. Ah, il verme. E io te lo tolgo, il verme. Tiè. Ok, stiamo bene. Fascia. Alla grande. Noi resistiamo, cazzo. Noi non moriamo in questa giungla di merda. Noi no... Com'è la carne? Era ancora buona? La carne di lucertola di caimano è ancora buona. Allora, pensa veloce. Cucina. Ho finito i bastoni corti, non è possibile che ho finito i bastoni corti. Cazzo. Bastoni corto. Vedo delle cose illuminate lì, perché? Non svenire. I funghi, mangiali al volo. Non morire, amico mio. Proviamo a mangiare lo scorpione. Cazzo. Adesso stiamo pure peggio. La foglia di banano. Dai, era partita da Dio, sta live. Indigene di merda, è colpa loro. Io ho paura che se mi metto a dormire qua ci resto secco. Tronco, no. Pastore piccolo. Ok. Non corriamo, tranquillo, non corriamo. Sono qui con te. Merda. Cos'è questo? L'essiccatore. Se io metto la carne ad essiccare... capì, la mangio nel 2030 però. Bastone lungo. Aia. Acqua sporca. Ho capito. Necessità virtù. Ho i parassiti e amen. Almeno riesco a sopravvivere un altro po'. Qui c'è roba utile. No, mangiare roba a caso non aiuta assolutamente. Grazie al bromano nel frattempo. E anche a Noce e a Moody. Buonasera gatto, colgo l'occasione per ringraziarla perché la sua benedizione per l'esame ha funzionato. E ora gliela chiedo pure per il 17. Che storia romana mi sta uccidendo, vedi un po'. Grazie. E tanti auguri. Sapete cosa? Si può vedere la stanchezza? No, vero? Però adesso che sappiamo la storia dell'armatura... No, è la rana che mi ha ucciso. È la rana assolutamente. Robby, finalmente riesco a condividere ancora 5 mesi e si diventa un buon formaggio stagionato. Le si vuole sempre bene. Grazie. E grazie anche ad Euridice per gli 8 mesi. Allora... Sì, mi ricordo. Ok, è piena.
Aspetta che butto via la pila qui. Ok. Ok. Allora, sì, forse dormire è interessante più che altro per... Non ho niente da cuocere qui, a parte le larve, ma non credo che la larva cotta sia più interessante da mangiare, vero? Grazie a Bilda! Wow! Un'oretta, ok. Così non perdiamo neanche troppa vita né niente. Perfetto, allora beviamo. E ne raccogliamo due come abbiamo fatto prima. Adesso ci staremo super attenti. Ah, ero sceso di qua l'altra volta. Ieri. Questo rumore. Ah, mi sa che è il porco. Doppio maiale qua. Dovrei riuscire ad ucciderne uno. Non sarebbe male. Dai, che prendili tu dei cinghiali. Però avevo trovato della roba ficcante di qua, giusto? Sì. Ah, aspetta che raccolgo le liane che abbiamo scoperto. Comunque abbiamo scoperto delle cose fantastiche, eh? No, la ritengo comunque una vittoria. Abbiamo letto la ricetta e adesso siamo più o meno preparati a ciò che ci accadrà tra poco. È abbastanza lineare la storia, fino adesso. Secondo voi lo sciotto mi fa il culo? Sciotto. Spazio nello zaino esaurito. Lavora. Gli aghi d'osso sono utili. Perché abbiamo uno spazio esaurito? Fammi vedere. Ah, giusto, perché questa qui ce l'abbiamo ancora qua, giustamente. Se noi ci andiamo a creare questo, in un attimo abbiamo liberato praticamente tutto lo spazio disponibile. Ok. Ok. Quindi abbiamo anche della carne? Della ciccia? Buona. Buona, buonissima. Allora, prima di andare a creare la ricetta, ascoltate me, prima di andare a creare la ricetta per la cosa, noi ci creiamo un falò per mangiare lì, dove abbiamo visto l'accampamento. Così con il falò per mangiare possiamo cuocerci il porco. Sento delle cose terribili, per carità. Mangiamoci questa, che è buona. Fantastico. E possiamo pensare con più calma. Prima faccio l'armatura. Non so se è una priorità l'armatura. Adesso vediamo. Grazie a te, Ossia Ragattone. Non so se ho perso la streak. No, non si perde più la streak. Si perde... Allora, l'hai persa. Perché hai fatto 6 mesi di fila e 17 in totale, però i totali ce li hai ancora. Tranquillo. E grazie a Nick per aver scelto noi. Ok. Noi siamo dei survivalisti esperti. Frutto sconosciuto! Cazzo, è grosso. Posso usarlo per creare, attenzione. Cosa vuol dire che posso usarlo per creare? Che faccio, lo mangio? No, sembra una roba da infilarmi nel culo, non la voglio mangiare. Non mi fido. Occhio, qua è un attimo che pesti una roba che ti uccide. Dicevo, la storia sembra abbastanza lineare perché stiamo andando via abbastanza spediti a trovare le cose che ci possono interessare. Il problema qual è? Il problema è giustamente la difficoltà, quindi la sopravvivenza. Non è male, non è male. L'unico problema è salvare spesso, che non è semplice.
Ecco, sapete cosa potrei fare? Creare una zona di salvataggio anche lì dove stiamo andando. Perché mi sembra un punto interessante. Tanto alla fine non è difficilissimo creare questa è un'arancia. Questo sicuro è un caco, cos'è? Questo è un caco, non fa male. Guarda. Sì, è un caco tantissimo. Dà anche idratazione. Oh! Cazzo, finalmente qualcosa che mangio e non mi fa venire voglia di uccidermi. Era difficile? Quanto pare sì. Bene. La fortuna comincia a girare. Il banano! Però sotto il banano c'era anche un insettone prima. Ci sarà di nuovo? Non lo vedo. Si sta Non lo bene. vedo. Buongiorno. Buongiorno. Sì! Tua madre puttana. Ullala! Ragno delle banane. Per me resta lì. Raccolgo le banane invece. E qui c'era il cocco? Azza, non c'è più. Se colpisco? Sono sempre un passo avanti. Non c'era l'uomo che cantava adesso. Grazie a Roy per i 9 mesi. Non c'era l'uomo canterino. Forse è quello che ci ha portato sfiga prima. Sicuramente era quello. Cazzo vuol dire cantare? Nella giungla canti. Cazzo canti. Stai zitto. No, non si può salvare sulla maca. Ti fa solo dormire. Se no era fatta, eh. Ho sentito uno scorreggiare? Ho sentito dei rumori che non è che mi abbiano fatto impazzire, ma va bene, siamo arrivati qui. Allora, mettiamoci qui. Raccogliamo mappa e ricetta. Figo il fatto che ci fosse una cosa lunga da leggere lì. Lo faremo magari più avanti. Allora, mangiamo una banana. Mettiamo a essiccare la carne. Lì ci sono delle rane, per l'amor di Dio, ce ne staremo distantissimi. Mappa nuovo luogo. Ok. Ah, cazzo, aspetta un attimo. Lasciamo essiccare la carne. È buona. Cioè, va bene fare questo lavoro qui, secondo voi? Sì, però ci mette una vita. Vabbè, non importa. Noi abbiamo una mappa, quindi ora. Lambda 2. Doesn't ring a bell. Questa è casa mia, entra! Sì! Sì! Grazie a Pedroz e a Mavxel. Buonasera, signor Gattone. Rane infami sempre. Sì! Noi siamo Ah, qui? sì, mi No, non capisco, ricordo. però. Non ca oh. Qui mi segna dei posti dove rampinare? Guarda, guarda, che vuol dire? Dove sono io? Qui? O qui è dove ho salvato? A2. Non ho capito. Non ho un riferimento. Vabbè, ci pensiamo tra un attimo. Dobbiamo creare un falò che non venga spento. Se lo faccio qui, secondo voi? Sì, qua secondo me è protetto. Qua è protetto. No, prima del falò, aspetta, prima del falò, non sprechiamo risorse. Mi serve una roba per salvare, assolutamente. Per sicurezza controlliamo se nella maca. No, si può dormire e basta nella maca, vedi? Ok, salvare, 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 sì. Salvare. N. Buoni un attimo, scusatemi che sto andando in pallone, non vorrei mai. Rifugio piccolo. Due tronchi, un bastone. 8 bastoni lunghi, no, è troppo figa. Rifugio di bambù. No, rifugio a capanna. Ok, no, non ci sta qui. Ah, potevo ruotarlo anche così. Vabbè, facciamolo qua, così. Perché giallo? No, vabbè, non importa. Tiè. Bastoni lunghi. 4. Anche se ne dovrò creare un altro, probabilmente. Porca troia, subito. Ok, non importa. Mangiamo una banana e passa la paura. La liana. Ok. Who let the dogs out?
L'acqua dalle noci, hai ragione. La devo raccogliere, l'ho già raccolta. La devo bere. Ah, guarda che qua ce n'era già uno. Che culo. Ce ne sono altri qui? No, adesso vediamo. Tiè. Ok, dal tronco posso lavorare e ottenere dei bastoni lunghi. Non so come, visto che mi sembrava molto più corto. Eh no. Una tavola per fuoco. Come li avevo fatti i bastoni lunghi ieri? Ah, li devo colpire i tronchi? Così? Ma com'è possibile? Guarda! Ma è tutto sbagliato. Vabbè, non importa. Va benissimo che sia tutto... È giusto che ne posso raccogliere più di uno. Non ci penso più a queste cose. Ormai ho la mente da survivalized. Penso a quello che posso e non posso fare. La foglia di palma? Merda, è un problema la foglia di palma. Ah no, ce n'è. Ce n'è, per fortuna ce n'è. Guarda quante ce n'è. Belle palmine. Non ho spazio. Vabbè, non importa. Guarda che bella palmona. Yes. Foglia secca. Spatasciala che ci serve. Anche questa. Troppe foglie secche però. Allora, dammi. 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 Questa è la run giusta, ragazzi. Questa è la run giusta. Non si muore più. Non si muore più. Ci sono un sacco di rane qui intorno, ma basta non toccarle. Vero? Ho sentito un cinghiale. Noi lo ammazziamo e ce lo mangiamo, frega niente. Ci faccio ragù. Non è che se siamo nella giungla ora devo passare per... Che, quanto grugnisce, che paura che mi fa. Aspetta. Ha scattato. Ok, me ne mancano tre. Eccolo qua, un'altra palma. Mangiamo un altro di quei micidiali frutti, che mi sembra buono, prima che vada male. Questo va male in un'ora. Mangia anche questo. Anche questo. Devo stare già comunque attento. Uno, due e tre. Devo stare attento alla linea. Uno, due e tre. Salva la partita. Rock and roll. Ed ora noi due. Ed ora noi due. Come siamo messi qui? Sì, figa. Manca prima di poterle mangiare, ste cazzate. Non importa. Non importa. Faccio le armature prima. Faccio le armature. Graziissimo per i 9 mesi. Bene, buongiorno. No. Ah, due liane mi utilizzano. Ok, però spazio zaino esaurito. Lavora questo. Ok. Ok. Sai cosa? Me li metto magari nelle gambe. Che fa? Ok. Perché le gambe magari sono le cose che vengono toccate di più. Il fuoco sotto l'essiccatore magari accelera. Non lo so. Ho sbagliato. Vabbè, non importa. Se io ci metto delle... Io ci posso mettere delle ossa. Ci posso mettere delle ossa. Cazzo, l'ho rotta l'altro osso. Potevo fare un'armatura d'ossa. Madonna, bellissimo, Dark Souls. Ma questo non si somma. Si somma come gli pare qua. Cazzate queste, guarda. Vabbè, andiamo di legni. Ok. Aspetta, qua mi diceva altro per caso. Controlla il punto lambda 2. Esplora la giungla per trovare il rampino. Allora, questi qui sono gli obiettivi. Trova aiuto, esplora la giungla, produci e bevi la merda. Controlla il punto lambda meno 2. Ma che cazzo è il punto lambda meno 2?
Uccide i parassiti. Devo assaggiare i frutti, utilizzarli con le bende e provare a metterli in una ciotola per berli. Chi è? Coltello d'osso, è fortissimo il coltello d'osso. Io salvo, eh? A chiunque sia in ascolto. Che ora è? È l'ora della mancanza di grassi. Sono le due. No, intanto voglio creare la bevanda. La bevanda Ganzali. Voglio ricordare, voglio. Voglio assolutamente ricordare. Mancano dei bastoni. Figa, come finiscono in fretta i salamini beretta, eh? Lambda meno 2 è un sensore del gas di scarico. Uno dei funghi sulla benda già creata. Però... mi fa paura. Mi fa paura questa cosa qua. Perché io prendo... allora, questi qui distruggo la pila che stanno andando. Se io prendo questo fungo e lo metto... ah, non me lo fa mettere quello lì. Ah. Se metto la larva... neanche. Curioso. Come George. Non lo so. Giusto. Le ciotole le abbiamo lasciate fuori, no? No, perché sono stupido. Dove sono? Eccole qua. Una e una due. Dobbiamo dormire anche. Oh, guarda quanti bei legni qui. Vabbè, con calma. Adesso facciamo tutto. Sono molto più tranquillo adesso che abbiamo salvato anche qui. Non è male l'idea di creare un rifugio in ogni posto che troviamo. Dove è fattibile, ovviamente. Ok. Si potrà accendere anche se sta piovendo? Cioè, solo accenderlo? Secondo me si fa, aspetta. Ok. Ah, i frammenti di cazzo ce li abbiamo. No, come i frammenti di cazzo? No, non devo metterci questa? Scusami. La psychoria. Non è questa. No. Ho letto male prima, scusatemi. Dove cazzo è che era? Ah, qui, ok. Le strisce di liana che crescono nella giungla sugli alberi più grossi. Non è quello che ho raccolto, scusate. Ah, non è questa liana qua. È un'altra liana. Ok. Tipo, è questa qua? Questa è una liana. Ah, questo è un albero grosso e questa è una liana. Ah, eccola qua, sì. Ma ce li faceva raccogliere anche prima? Oh, ci ho mai fatto caso, sinceramente. Sì, sì, le vedo, sono diverse. Spazio esaurito. Dov'è che le tiene? Ah, sono proprio scortecciate. Va bene. Però stiamo esaurendo energia e forze. Allora, non vorrei cazzeggiare troppo. Intanto metto... ah, ce li ho! Però non li devo mettere. È la psiciotria. La psiciotria è... viridis, foglie e frutti rossi dell'arbusto. Lo abbiamo visto da qualche parte. Eccolo qua. Ma è qui? Figa, tranqui. Poi vorrei capire perché devo abbattere l'albero e non posso semplicemente raccogliere le bacche. No, non è questo. Fiori di quassia amara mi segna adesso. Non era quello lì. No. Cosa sono i fiori? Crea. Con i fiori, secondo me, ci si fa questo. Non si fa un cazzo, invece. Buttiamoli per terra, non li voglio. Andiamo a dormire. Però se andiamo a dormire, non possiamo più... dobbiamo rifare il fuoco.
Vabbè, ho capito, rifaccio il fuoco perché comunque sono, cioè, non riesco più a camminare. Sono le 4, ma perché buio alle 4? Che, dove siamo? Che posto è? Devo dormire. Lambda meno 2 sulla mappa, sì, ma l'avevo visto, è che non so dove sono io. Quello è il problema. Allora, qua la puttanata è essiccata. Sì! Che due palle però, eh? E io ho finito il cibo. Il fuoco però non si è esaurito. Molto bene. Quasi però. Quasi. Questo qua ieri abbiamo mangiato prima, era buono. Il tucano! Abbiamo lo zaino pieno? Sì, posso capire perché. Santo cielo. Dai, figa. E se lo lavoro? Dai, lavoramelo. Carne di tucano cruda. Però io non posso cuocere qui. Puttana la loro mamma. No, mi devo creare un altro falò. Non è possibile. È una stronzata così. E ovviamente sta diluviando, figurati. Mi crea un falò tutto mio. Mi mancano sempre dei bastoni. È incredibile questa cosa qui. Tronco, vai. No. Ancora. Ah, ok, era un altro questo. No, volevo prendere quelli. No, si pronuncia Algo. No, cazzo, ho colpito. Vabbè, non importa. Mr. The 96 The Game, thank you. Ho letto malissimo, scusami. Perdonami. Sono molto, molto preso dalla situazione. Scusate, anche. Lo so che sto leggendo. Abbiamo le sanguisughe, avete ragione! Sto leggendo poco la chat, ma perché voglio survivalare. Abbiamo le sanguimerde. Abbiamo le sanguimerde? E ce le togliamo subito. Datemi un attimo. Puttana. Puttana. Ma non è finita qui. Ce n'è un'altra. Puttana. Ok. E noi qui ci mettiamo il tuca. Tuca, tuca, tuca. Il fungo si cuoce il fungo? No, si fungo. Non si cuoce il fungo. 3 intossicazioni alimentare. Merda. Vomiterai 3 volte prima del canto del gallo. L'ho inventato io. Scusami. Tuca, tuca, tuca. Yes. Volevo berla quella, ma va bene. Dimmi che riaccendi la torcia, sei un figo, cazzo. Ok. Stiamo per morire, eh? Stiamo veramente per morire. È incredibile questa cosa. Aspetta, a meno che uno di questi funghi non curi il vomito. Non ci ho pensato. Vai. Niente. Non abbiamo nient'altro. Quindi... alla nostra. Che faccio? Bevo dell'acqua? Sì, l'acqua ci fa recuperare un po' di... però... le lumache si devono cuocere o si mangiano crude? Dopo c'è la macca per dormire. Vabbè, possiamo dormire qui. Cuoci la carne e poi mettila ad essiccare? Sì? È ficcante come idea? Non fanno bene le lumache con la nausea.
Per aver visto un insettone. Visto male, fortunatamente. Sento un rumore terribile, lo sentite voi? Ah, è la lumaca che frigge, mi sa. Grazie a Lollo per i 12 mesi. La puttana. Come si è messi male? Giro di un attimo proprio. Cattivo il gioco, eh? Continua a bere. Che cazzo bevo? Non c'è, non c'ho niente. Mangio la lumaca. Abbiamo solo un'intossicazione alimentare adesso. Occhio alla vita, che non so che fare. Non so veramente che fare. No, ma questa qui non mi dà aiuto. A meno che non la posso mangiare quella roba lì. Questa serve a curarsi e basta, le ferite. Se troviamo qualche... qua abbiamo trovato un'altra ampulla. Cazzo, l'altra carne mi si brucia. Me l'ero dimenticato. Forse se riusciamo a mangiare quella lì riusciamo a sopravvivere quel tanto che basta per... Questo salviamo... Se ci salviamo... Ok. Qui la carne è quasi fatta. Per me ci salviamo, ma voglio salvare in un secondo slot. Sai mai. Ci siamo salvati. Stiamo di merda, ma ci siamo salvati, ve lo dico io. Giustamente mi si è spenta la torcia. Devi bere, se no vomiti ti abbassa. È avariata la carne. Porca troia. Beh, almeno piove e si riempiono le cose, così posso bere. Vabbè, allora ragazzi, adesso non stiamo più male. Ok. Perché mangiare quella mia... No, non mi sta aumentando la vita? Vabbè. Il problema qua è che ho finito tutto. Ma perché è avariata questa? Ah, perché se la tiro via da lì è avariata. Vabbè, la lascio lì allora. Anzi, provo... Questo frutto sconosciuto sarà la nostra salvezza. Sì, ragazzi, ho capito che devo bollire l'acqua, ma non so come si fa, comunque. Cioè, l'ho letto. Ma non vi stavo ignorando. Non so come si fa. Non volevo farmelo dire. Vi stavo ignorando per quello. Voglio arrivarci da solo alle cose. Mi sembrano grassi. Lo so. Dillo a me. Allora, vado avanti altri 5 minuti, giusto per vedere se riesco a salvare questa run. Non ci credo troppo, in realtà. Che adesso perderemo un botto di vita. Ok. Cioè, con la noce di cocco posso farla bollire? Come funzionano queste noci di cocco? Scusami. Hanno il fondo 100? Sì, siamo messi nella merda, però ci siamo.
è successo? Ma si è rotto? Si è buggato il fuoco qua. Stammi distante! Rane di merda. Ah, però qua... Non bere l'acqua sporca. Grazie a Zeyel. Serve Zeyel. Ah! Che facciamo? Spazio nello zaino esaurito. Ma dopo che l'ho preso? No, che fine ha fatto? Che... Dov'è il cadavere? Quello che ho infilzato? Non facciamo scherzi. Ha perso. Sapevo che lo perdeva. Stronzo. Perché? Mi è passato un animale. L'ho sentito ma non l'ho visto perché stavo pensando ai fatti miei. Fammi vedere il granchio che sicuramente sarà gustosissimo e bruciato adesso. No, dai, quasi a posto. Non ho altro da cuocere, purtroppo. Crostacei? Sono buoni i crostacei, no? Mi mancano tanto i grassi. Capibara. Merda. L'ho preso, eh. Il problema è che mi si è inculato la lancia. Figlio di puttana. Ah no? Scusa, non è così che si crea... Ah no, giusto. Devo metterci la punta. La lama. E l'arco è un casino. Poi dopo devo fare le frecce. In realtà ero contento del capibara che ho infilzato. Solo che a quanto pare è Highlander. Figa, un cinghiale l'ho shottato, un capibara no. Ciao bello, ciao, ciao, ciao. Cazzo sì. Ma con quale coltello lo sto scuoiando che non ce l'ho? Ah, quello d'osso. Non l'ho preso? Com'è possibile che non l'ho preso? L'armatura d'osso la facciamo dopo. Mi devo pulire. Perché ricordiamoci che mangiare con le mani sporche ci fa male. Porca vacca, abbiamo dei parassiti, ovviamente, figurati. Oh, l'abbiamo salvata, eh? Abbiamo veramente salvato la run. È incredibile. C'è il dash, non lo sapevo. Figa se ce ne mette la carne a cuocere. Adesso stacco. Sto solo cercando di capire se vale la pena tenere questa. Però, sinceramente, secondo me non siamo messi male. Dite che se uso del legno sul fuoco funziona? Grandi ragazzi, grazie. Non ci avevo pensato che potesse funzionare in questa maniera. Fighissimo.
Che ha fatto? Ah, ok. Sento serpenteggiare. Ma... lo sentite anche voi o sono matto? Che ora è? Vabbè dai, sono solo 10 minuti per adesso. Il tempo di che si cuocia quella roba lì e siamo a posto. Fammi fare un'altra, ovvero riempire questa. Vabbè. Dove cazzo è? Ah, eccolo là! Era l'iguana, era. È andato via. Cazzo, qua c'hanno le banane. Che... ma basta con sti ragni delle banane, che schifo. Banane. Banane. Cazzo, ma qui era pieno di roba da mangiare. E noi stavamo mangiando la peggio robe. Scusa, ma siamo stronzi. Non mi ricordo più dove era l'albero incredibile che poteva essere il frutto dell'amore. I cocchi e le noci. Per i grassi. Però adesso mi si stanca facile l'amico. Giustamente anche un po' stanchino pure lui. Non abbiamo dormito. Anche questa era buona, no? Questi qui avevano i grassi. Mancano le proteine, ma abbiamo la carne. Dai, torno indietro, salvo. E continuiamo domani. Si brucia la carne? No, non credo. Cazzo, è stanco dopo un metro. Carne cotta. Carne cotta. Ah! Chi è? Chi è stato? Ma! Come? Come? Grinnell è un gioco difficile. È un gioco insidioso. Un gioco che richiede uno spirito forte. E noi domani, con questo spirito, continueremo da dove avevamo salvato mezz'ora fa. E renderemo fieri di noi i nostri antenati.
Siete con me? Grazie ad Avilon. 5 come le dita della mano, le si vuole bene. Grazie. Dai. Vi auguro una buona notte, vi ringrazio come sempre per donazioni, super e sub. Noi ci vediamo domani mattina con Zelda. Andiamo avanti con Zelda. Domani si trovano i pezzi di Triporta, tutti. Ce ne mancano 7. E niente. Buonanotte, belli. E ciao, andate a letto. Che volete da me? Non so.